Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Sono i canti, un po' le antifone, che oggi tutti i cristiani pregheranno, canteranno durante le assemblee liturgiche, durante le celebrazioni eucaristiche. Da oggi con queste parole inizia per la cristianità la Settimana Santa, la grande settimana della fede, la grande settimana in cui riviviamo i misteri della nostra fede, riviviamo la passione del Signore, riviviamo la sua risurrezione, celebriamo la sua risurrezione, ma andremo anche a celebrare l'istituzione dell'Eucaristia da parte di Gesù, il dono del sacerdozio, il dono della carità. Ma oggi cantare, essere gioiosi nelle nostre chiese, sembra quasi che ci impedisca di vedere la passione, perché questa è detta anche la settimana della passione. Potremmo dire che la passione di Gesù è certamente un evento doloroso, è certamente un evento drammatico, come molti studiosi lo hanno definito, ma non è un evento di disperazione la passione di Gesù. E quindi il canto di questa domenica non è stonato rispetto alla crocifissione, alle umiliazioni, alla passione, al processo che Gesù ha subito, perché in quel dolore, in quella passione, c'è la speranza appunto della risurrezione. Quel dolore, quella passione, quella crocifissione, quell'amore è la porta della nostra risurrezione. Ma noi non vogliamo celebrare, non celebriamo un evento del passato. Noi vogliamo vivere la settimana santa, la settimana della passione, in un certo senso la settimana della speranza e quindi della gioia della croce, della gioia del Vangelo. Vogliamo viverla appunto con speranza, guardando certamente alla passione della nostra vita, guardando alla passione delle guerre, delle violenze, delle ingiustizie, guardando alla passione del dolore di ogni uomo e di ogni donna, guardando alla mia passione, ai miei dolori, guardando ai tuoi dolori, alle tue ansie, alle tue aspettative, ma anche guardando alle speranze che ogni uomo ha dentro di sé. Gesù ci insegna che nella passione, nel dolore, sulla croce non siamo soli. E ce lo insegna perché lui stesso ha vissuto lo stesso nostro dolore, lui stesso ha vissuto la stessa nostra ansia, ma lui ha alimentato, lui che è la speranza, che è la vita, la nostra speranza e la nostra vita. Lui alimenta la nostra speranza e la nostra vita. Allora non sentiamoci soli, perché non lo siamo. Perché Cristo è con noi, Cristo è in noi, Cristo è con noi, in noi anche attraverso quelle persone che con un sorriso, una carezza, una vicinanza ci aiutano a vivere la passione, appunto, che non è tenebrosa, ma è una passione di luce, una passione di speranza, è una passione di vita. Noi ci vediamo domani e veramente auguro a tutti una santa settimana di riflessione, di pace, di riconciliazione e di speranza. Ciao a tutti!